Sicuramente siamo a mani nude, evidentemente a mani nude, di fronte alla legittimazione dei cittadini e delle cittadine. Fusaro, soprattutto su questo passaggio, quando Simoni dice loro sono già legittimati di fatto dal voto e quindi da quello che i cittadini gli consegnano attraverso una scheda elettorale. Ma anzitutto lasciatemi fare una breve considerazione sull'atto in sé che abbiamo visto, perché è sconvolgente e perturbante, almeno per chi come me si occupa di filosofia, e la filosofia è esattamente il contrario della violenza, essendo riflessione e pacata anche per noi che non ci occupiamo di filosofia, a maggior ragione per chi ama la filosofia e ama il dialogo. Che cos'è la violenza che abbiamo visto in quella scena da parte di quella testa calda, è il caso di dirlo? La violenza si distingue dal potere, come mostra Elia Scanetti nel suo bellissimo testo Massa e Potere, perché il potere è una forza che ha misura e che dura nel tempo. La violenza invece è una forza che non ha misura e che irrompe istantaneamente per poi estinguersi. Quello è esattamente ciò che abbiamo visto in quella scena indecorosa mostrata prima con aggressione diretta del giornalista. Fatta questa considerazione, diciamo, fenomenologica sulla violenza, occorre anzitutto prendere coscienza del fatto che la violenza si declina poi in molti modi. Nel modo più diretto, evidente e che tutti condanniamo, che abbiamo visto poc'anzi, e poi in forme che sono meno immediatamente violente nella loro apparenza, ma che nei risultati poi finiscono sempre per esercitare una pressione violenta sui cittadini e su chi la subisce. Ad esempio le grandi forme con cui vengono privati i cittadini, di cui avete detto, del welfare state, dell'assistenza sociale, ciò che finisce poi per rinfocolare anche altre forme di violenza. Quindi la violenza, vorrei dire, è un fenomeno molto più complesso e articolato di come talvolta si voglia pensare. Sulla questione Casa Pound è un partito, movimento, vogliamo definirlo in questo modo, che essenzialmente si richiama a una difesa di strati popolari, essenzialmente nazionali, che sono stati abbandonati dalle sinistre. Quindi il paradosso è che un partito che vocazionalmente non avrebbe quelle masse di riferimento, si diceva giustamente poc'anzi che Ostia era zona rossa, le quali masse, trovandosi oggi del tutto abbandonate e non più rappresentate, secondo quella che a me piace chiamare la solitudine dei lavoratori e degli oppressi, finiscono per essere rappresentati da forze che tradizionalmente non sono quelle di riferimento per quelle masse. Proprio nella misura in cui i tradizionali partiti a colorazione rossa, come si diceva, che rappresentavano quelle masse, sono passati disinvoltamente a rappresentare classi che tradizionalmente non erano le loro, essenzialmente le upper classes, come vengono definite, le classi più colte da un certo punto di vista, più cosmopolite, più legate a interessi, diciamo, materiali diversi rispetto a quelli delle masse popolari. Quindi il problema è esattamente questo: chi si occupa degli ultimi oggi? Questa è una domanda politica anzitutto. Gli ultimi sono letteralmente abbandonati, specie in queste zone periferiche, come vengono dette, sicché si hanno poi delle conseguenze paradossali, per cui si alimentano partiti che tradizionalmente non sono quelli delle masse, che finiscono per stimolare, diciamo così, interessi e conseguenze spesso anche Fermiamoci qui, Fusaro, fermiamoci alla politica presentabile o impresentabile, no? Come si è detto tanto proprio per le elezioni in Sicilia.